Devo dire che ho incontrato la Zamponia ormai 30 anni fa e ne sono stato completamente rapito. La Zamponia non ti permette di prenderla, di lasciarla e di riprenderla. No. La Zamponia devi perderci il tempo. Infatti nel mondo zamponiaro si dice che un suonatore di Zamponia perde metà giornata ad accordare lo strumento. Ed è vero, e anche di più, e l'altra metà a suonarlo scordato. Mi viene in mente Nico, che suona gli strumenti a fiato, ma strumenti a fiato della tradizione, e attraverso quegli strumenti a fiato si capisce come qui è passato mezzo mondo. La zampogna diventa, o la ciaramella diventano un eco del Nord Europa, e invece è qualcosa che ci appartiene. E allora ci si accorge che questo luogo probabilmente ha avuto possibilità di incrociare diverse culture e ne ha fatto un uso alla fine buono. Questa ricchezza, secondo me, è il messaggio di questo concerto. La zampogna è uno strumento che tutto il mondo ci invidia, perché è l'unico areofono a sacco che è polifonico. Che significa? Che praticamente ha questa particolarissima caratteristica, che ha i due chanter, cioè le due canne dalle quali esce fuori il suono, sono separate, a differenza di tutte quante le altre cornamuse a livello mondiale, che hanno invece un unico chanter con dei bordoni. È indubbio che la zampogna ha dei suoni che in qualche modo risuonano da qualche parte nel nostro organismo. C'è un suono che è assolutamente immediato, e questa immediatezza la ritrovi con questa risonanza che ti permette in alcuni casi di ascoltare un suonatore per un tempo indefinito.